Sì. Risiedi a Toronto. Sei in giro per il Canada, dicevi, dall'inizio di settembre. Dal 1° di settembre Wow. abbiamo superato i 14.000 chilometri. Fantastico. Sarete anche un po' stanchi, immagino. Sì, un po' sì. Eh sì. Abbiamo fatto Toronto, Vancouver, Halifax, no, adesso Montreal, ci mancherà domani sera Montreal il concerto, poi il giorno dopo a Ottawa e il 23 chiudiamo a Toronto. Fantastico. Domani sera siete all'Escalier, Sì, vero? verso le 9 di sera, sì. Verso le 9 di sera all'Escalier. È un concerto imperdibile, ve lo consiglio. Io ho avuto il piacere di, come dicevamo prima, di ascoltarti, ma anche di presentarti nell'ambito della settimana italiana qualche anno Un fa. bellissimo ricordo. Sì, anche per noi. Continui a scrivere tante belle canzoni, continui a esibirti. Sì, adesso io abbiamo portato across Canada, cioè attraverso tutto il paese, questo nuovo concetto, questo nuovo format di evento. Io quando scrivo canzoni cerco sempre di inviare un messaggio. E per amplificare questo messaggio abbiamo unito un grande schermo sul quale vengono proiettati dei video, video fatti da fotografie o video veri. L'obiettivo è amplificare il messaggio della canzone. Quindi chi, diciamo così, è nell'audience può non solo ascoltare lo show, che è voce e chitarra, ma vederlo. È una cosa un po' nuova e stiamo ricevendo consensi. Ecco, È insomma. un, diciamo, un mix tra arti visive e musica. Sì, è stato creato tra più artisti, perché considera che nello show abbiamo due set, più o meno da 45 minuti l'uno, e ci sono 18 canzoni. E ogni canzone ha un video, e ogni video è stato creato con un mix di artisti, che può essere una sequenza di fotografie, però nella sequenza di fotografie abbiamo il fotografo, la modella, la truccatrice, il set, eccetera, eccetera. Quando invece ci sono altri video girati con, ad esempio, pittori che dipingono dal vivo o cartoonist che disegnano dal vivo, dopo è stato creato il video nell'app che riproduce il live dell'artista collegato al messaggio della canzone. È incredibile, è un grosso lavoro, immagino, di preparazioni Abbiamo dietro. iniziato questo progetto del tour all'inizio di gennaio 2014, quindi possiamo dire un anno e tre quarti fa. Eh sì, Sì. beh, immagino un grosso lavoro, però come dicevi, sta riscuotendo un buon successo, deve essere una grossa soddisfazione per tutto il team, Sì, immagino. è stato bellissimo trovare all'inizio lo sponsor che è chi è Yanth RV. Praticamente l'azienda che ci ha fornito il camper e questa è stata la base. Dopodiché abbiamo contattato tutti i locali, considera che, come si dice, abbiamo questo show viene portato in 22 locations nelle città più importanti. Quindi, insomma, facendo l'itinerario tutte le città tra Toronto, Vancouver, Halifax, eccetera. E sì, insomma, stiamo ricevendo ottimi riscontri anche perché è una cosa nuova. Beh, Quindi sì. le persone, insomma, sono entusiaste e quello che personalmente a me piace di più è capire da quello che loro scrivono anche nei commenti, è che lo show riesce a toccarli. Visto che le canzoni sono 18 e vanno dalla canzone d'amore alla canzone più seria, è ovvio che si riesce in qualche punto a toccare, insomma, la parte più profonda della persona che si rivede in certe situazioni e quindi questo vuol dire l'obiettivo raggiunto. Io ho tantissime domande per te, cerco di andare in ordine, anche se quello che dici mi sta molto incuriosendo. Ho aperto con 50 special dei Luna Pop, non a caso, per Bologna. Bologna. Mitica e indimenticabile Bologna, città dalla quale vieni. Sì, sono nato lì e ho fatto l'università lì e
tantissimi ricordi. E ti sei trasferito in Canada nel giugno 2009. Una storia incredibile la tua. Credo che forse, probabilmente sarai stanco di raccontarla, però vorrei in breve dare qualche, allora, qualche notizia. Io, studente liceo scientifico, poi università, con il mio commercio, mi sono impegnato, ho preso la lode, poi ho lavorato per società di consulenze come KPMG Consulting, Arthur Andersen e anche banche di investimento, e ho creato una mia società che fa sviluppo di progetti imprenditoriali. Da quando ho iniziato a studiare all'università fino a 2004, possiamo dire, ho lavorato nei locali, ero un PR e tutto è nato per scherzo, proprio sinceramente, dando una mano a un mio amico, e invece dopo è diventata una cosa molto grande. E praticamente ho vissuto una doppia vita, una da studente e poi lavoratore, e un'altra da PR e organizzatore di eventi. E questo mi ha portato a, a vivere e vedere situazioni completamente differenti. Era diverso andare giacca e cravatta nei board of directors delle migliori società italiane e poi alla sera andare al Matis, al Paradiso, al Biblos, al Pineta, quello che era, e gestire la serata, perché gestire è molto diverso che andare a divertirsi, è come vedere tutto dall'altra parte. E allora questa vita che ho fatto per tanti anni, ho iniziato nei locali nel 92 perché io e mio fratello, mio padre ci comprava le stesse camicie, gli stessi pantaloni, e io volevo comprare qualcosa di differente, volevo poter offrire la pizza alla mia ragazza. Dal 92 ho iniziato questa esperienza nei locali e mi ha dato tantissimo. Avrei voluto comunicare. Ho iniziato a scrivere un libro e poi mi sono detto no, l'emozione più forte che io avverto è la musica. Quindi avendo capito questo passaggio, la forza è stata non demoralizzarsi, ma iniziare a studiare canto e chitarra, che non avevo mai toccato in vita mia in precedenza. E dopo 2 anni di studio, nel 2006 ho iniziato a scrivere le prime canzoni e poi non mi sono più fermato. Adesso ho qualche progettino anche per il futuro. La cosa che mi ha sorpreso piacevolmente di te, della tua storia, di quello che ho potuto leggere, è che comunque avevi una carriera abbastanza consolidata, quella che molti sognano, e hai lasciato tutto per la musica. Sì, ho lasciato due volte, due cose che penso che tanti possano in teoria auspicare. Uno è un lavoro sicuro, perché ero sicuramente avevo un contratto a tempo indeterminato, insomma, KPMG Consulting, l'Arthur Andersen, sono al top tra le 4-5 migliori società di consulenza al mondo, e poi gestire una società che organizza eventi ed è anche tour operator, e gestirla bene, nel senso con profitto, penso che possa essere un buon punto. Il punto vero è questo, che io a un certo punto mi sono chiesto, ma se io non ho figli ancora, spero di averne presto, però se un domani un mio figlio mi chiede: papà, che cosa hai fatto nella tua vita? La mia onesta risposta sarebbe dovuto essere: in realtà io ho lavorato tutto il tempo per risparmiare o per comprare, non so, un appartamento, una macchina o quello che deve essere. Mi sarebbe piaciuto dare una risposta diversa, una risposta con più emozione, con più vita. Mi sarebbe piaciuto dire: ho usato la mia energia, la mia mente, la mia forza, magari anche per dare un qualcosa, trasferire un qualcosa, aiutare persone. E visto che l'emozione che io sento più forte è la musica, che mi entra dentro ed è sconvolgente in tanti aspetti, allora ho cercato di entrare in quell'ambito. Ed è per quello, secondo me, che la tua musica colpisce tanto, perché viene dal cuore, è veramente una passione e lo si può sentire. Ci fermiamo per qualche utile consiglio per gli acquisti e poi avremo modo di sentire una delle tue tante canzoni. Certo, grazie. Allora, il repertorio è vasto, ci sono tante canzoni che potremmo scegliere, alcune in italiano e altre in inglese, giusto? Confermo. Confermi. Però abbiamo deciso di partire con una canzone in italiano, con una in particolare. Perché l'abbiamo scelta questa canzone? Perché è dedicata a tutti gli immigrati italiani e a tutte le persone che tengono l'Italia nel cuore. Benissimo, C'era una volta.
Eh sì, c'era una volta, dicevamo, perché si continua a parlare in studio ovviamente, si apprezzano le cose quando le si lasciano. Sempre vero. Sempre vero. Purtroppo. cosa ti manca di più dell'Italia? Ah, mi manca tantissimo. Mi manca di parlare in italiano. Mi manca di un po' di sentirmi a casa, se devo essere onesto. Mi manca anche il fatto di poter vedere i miei amici. E devo dire che il fuso orario 6 ore comunque incide molto. Cioè, nel senso, non, anche se effettivamente con tutti i sistemi che abbiamo, WhatsApp, Facebook o le telefonate, in realtà è molto semplice rimanere in contatto, ma in realtà non è esattamente così, perché quando torni a casa da lavorare, quando hai un attimo, fai una chiamata e hai già fatto. Il problema è che quando tu hai finito di lavorare in Italia è mezzanotte, o viceversa, insomma, no? Mi manca il cibo. Tanto, e anche e soprattutto la serenità che io avverto e ricordo, andare a mangiare una pizza con amici a Bologna è una cosa easy. Improvvisata Ma anche sì, è spesso, una cosa sì. easy, ma mangi da Dio, se Sì. si può dire. In realtà a Toronto noi viviamo downtown e devo dire che anche mangiare, cioè ordinare 2 pizze da asporto a casa, che mai e poi mai raggiungeranno il livello di una pizza, cioè a 55 dollari, quindi Ah, diciamo però. che ti passa la voglia Sì. anche di, perché in Italia è almeno quello che ho sempre vissuto io, è una gioia andare a mangiare fuori, ma è una gioia non impossibile, è una gioia raggiungibile, sinceramente, mangiare una pizza, insomma. E invece a Toronto io ho visto che insomma certe cose costicchiano, Sì, è ecco, vero. una bottiglia di prosecco in Italia. Questo mi manca anche, sono 4 euro. Un flute di prosecco a Toronto sono 12 dollari. E beh. È diverso. La cosa che personalmente ho notato invece è il fatto che forse per un ritmo di vita anche diverso, in Italia le uscite si possono anche un pochino così improvvisare all'ultimo momento, chiamare qualcuno a dire sono in zona, prendiamo un caffè o sono in zona, prendiamo un aperitivo. Invece qui giustamente le persone, poi alla fine mi ci metto in mezzo anch'io perché poi entri nel ritmo, si fanno talmente tante cose che diventa anche difficile un pochino, non trovi? Secondo me invece è una questione di abitudini, cioè l'italiano ha voglia di uscire. Non so quanto il canadese abbia la medesima voglia di uscire. Cioè io ad esempio a Toronto conosco un gruppo, si chiama L'Altra Italia, sono ragazzi italiani che organizzano degli eventi, però loro ogni giovedì sera escono, qualsiasi cosa sia, si può essere in 8, in 12, in 20, in 25, ma loro escono, perché l'italiano di solito loro cosa fanno? Vanno a giocare a calcetto e poi dopo mangiano qualcosa insieme. Io penso che l'italiano abbia più la volontà, il desiderio e le necessità di condividere fisicamente certi momenti. Non so quanto il canadese sia abituato a condividere personalmente certi momenti È proprio. un'analisi interessante. Una domanda forse un pochino più difficile. Cosa ti manca meno dell'Italia? Ah, la politica. Quello Vedi, non era difficile come pensavo. non mi manca veramente. Io ho deciso di non, già da un po', di non avere la televisione a casa, ma perché in realtà se tu apri un telegiornale, in realtà ricevi una dose costante di tristezza. E questo è vero anche con i giornali. C'è un'esasperazione nel tentativo di attrarre attenzione sul drammatico e questo personalmente non mi piace. Quindi ho cercato di eliminare tutto questo e invece ascolto radio perché mi piace la musica, amo la musica e quando desidero rimanere informato mi collego online e cerco di. A proposito di musica, ascoltiamo una tua canzone in inglese questa volta. Cosa Sì. hai scelto e perché? Allora, la canzone si chiama Love Is, è dedicata a Paolo Coelho, il grande scrittore, che devo ringraziare personalmente per tutti i libri e tutte le ispirazioni che comunque mi ha dato anche nei momenti bui, diciamo, quando cercavo di capire cosa fare nella vita. Love Is è un riassunto di quello che lui descrive in un libro che si chiama La strega di Portobello, The Witch of Portobello. Praticamente c'è una donna che danzando, praticamente raggiunge una situazione di trance dove è in contatto con uno spirito.
questo spirito attraverso il suo corpo riesce a parlare alla gente e a dare consigli positivi. Quindi è un bel libro e spero anche una bella canzone. Ascoltiamola. Informazione su CFMB 1280 e cfmb.ca, la tua radio. La vostra radio, siete sempre in compagnia di Teresa Romana ai microfoni, di Roberto Rantucci in regia, lo stiamo ringraziando perché oggi l'ho un po' bombardato con tantissime richieste, ma lui è sempre tanto bravo, grazie Roberto, sei un mito. Numero uno. Con noi anche Toz, se vi siete sintonizzati solamente in questo momento, è un artista italiano che vive a Toronto, un musicista. Abbiamo ascoltato alcune delle tue canzoni, però ne vorremmo ascoltare ancora un'altra, sì, almeno un paio, diciamo. Questa è In 10 Years, in 10 anni, In 10 Years, è il titolo also anche dell'ultimo album, dedicata a Terry Fox. Praticamente il messaggio è: se tu riuscissi a superare, ad affrontare le tue paure, come potrebbe essere la tua vita in 10 anni? E io ho trovato il miglior esempio in quello che ha fatto Terry Fox. Un bellissimo esempio, una bellissima canzone che ascoltiamo con molto piacere. E sì, stiamo intervistando Toz. Io vorrei darvi qualche informazione. Innanzitutto vi volevo ricordare che domani sera ci sarà il suo spettacolo qui a Montreal, da non perdere assolutamente, all'Escalier. Dovrebbe cominciare verso le 9. L'indirizzo è il 552 Rue Saint-Catherine Est. Mi raccomando, non perdetevi il suo concerto. Poi mi diceva che è possibile acquistare le sue canzoni su tutti i digital store. Comunque, se volete avere tutte le informazioni che lo riguardano, quindi video, canzoni e quant'altro, potete andare su Reverb Nation. Come l'ho pronunciato male? No, Reverb Nation. Reverb Nation, there you go. Ah, come reverbero, ok. So reverbnation.com/tot. Va bene? Detto bene? Perfetto. Dai, il secondo tentativo. Comunque, è andato meglio. Comunque, anche se uno digita Toz Antonio Piretti su, okay, Google, escono tante cose e insomma è lì di solito. E cliccandoci si può arrivare. Poi sì, ovviamente sei su tutti i social network, Facebook, Twitter, Instagram, sì, è impossibile YouTube non trovarti. Diciamo che bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi. Allora, abbiamo ascoltato due canzoni in inglese, una in italiano, per condicio dobbiamo ascoltarne almeno un'altra in italiano. Volentieri. E siccome è l'ultima purtroppo, la vogliamo ascoltare dal vivo. Perfetto. Ce la presenti? Sì. Allora, la canzone si chiama Il tuo nome nelle parole. Praticamente la relazione era finita, io però, visto che il nome era Chiara, mi trovavo questo nome dovunque. Il cielo è chiaro, tutto quello che stiamo dicendo è chiaro, e allora ho scritto Il tuo nome nelle parole. Bene. Stai come sto, quel bellissimo viso, mi sto incazzato e mi faccio i fatti miei. Tesoro, mi manchi, è vero, è vero. Quando mi chiedono con chi sto, mi manchi quando spengo la luce e non ti ritrovo più in fondo al letto. Già il letto, la tua voce, la tua risata, i tuoi problemi. Come faccio a spiegare a chi non sa di noi? Come faccio a dire sì? Parole suonano
telefono, ma non eri mai tu. Passavo da quella strada, ma non eri tu. In questo tempo parlare di noi, i miei occhi perdersi di nuovo nei tuoi. Avere ancora il tuo profumo addosso, il tuo profumo. Ok, lo so, non dovevo non dirmi, ma non dirmi che non dirmi noi. Mi manchi, ma come dire nella vita, con tanti fatti e tu qui non ci sei più. Ah, non ci sei più. Qui si procede, ma quant'è difficile da soli. Come faccio a spiegare a chi non sa di noi? È che il tuo nome nelle parole suonava al telefono, ma non eri mai tu. Passavo da quella strada, ma non eri tu. In questo tempo parlare di noi, i miei occhi perdersi di nuovo nei tuoi. Avere ancora il tuo profumo addosso, il tuo profumo. Oh oh oh, e che c'è sempre quel pensiero, potranno le mie braccia ritrovare la cosa più bella, più bella, più bella da stringere a me. È che il tuo nome nelle parole suonava al telefono, ma non eri mai tu. Passavo da quella strada, ma non eri. Questo tempo parlare di noi, i miei occhi perdersi di nuovo nei tuoi. Avere ancora il tuo profumo addosso, tesoro. Come stai, come sta quel bellissimo viso? Mi sto incazzato e mi faccio i fatti miei. Tesoro, mi manchi, è vero, è vero. Wow, penso una canzone in cui si possono ritrovare in molti, in molte, se proviamo a cambiare il ruolo, diciamo. Visto, no, visto che quello che è successo a me, penso sia successo a tutti, no? Praticamente la storia era finita, quindi quel nome, come dire, colpiva quando si sentiva quella parola. Nel concerto abbiamo fatto un video con fotografie di tante persone sulla strada per dare come un denominatore comune e far capire che, insomma, succede a tutti. Se vogliamo, non solo in ciò che è amore, ma anche, non so, facciamo un esempio: hai una macchina, tu riconosci la tua macchina quando guidi più frequentemente di altre. È vero. E quindi, insomma, è un comune denominatore ritrovare le cose. È vero, cominci a vederla dappertutto, sì, mentre sì, prima magari non la notavi neanche. È verissimo, certo. Verissimo. Volevo chiederti una cosa. Prima abbiamo parlato dell'Italia, però vorrei anche parlare del Canada. Cosa sì. Ti ha dato il Canada? Libertà. Libertà è una cosa enorme, che è un'opportunità. Un'opportunità di essere me stesso, un'opportunità di vivere un sogno, un'opportunità di provare. È una cosa enorme questa. Io ho scritto una canzone che si chiama Thanks to You, che canterò anche domani. È proprio il mio ringraziamento al Canada per il supporto, e questo è per me, perché avendo fatto, diciamo così, alcune esperienze in Italia, sarebbe stato veramente difficile presentarsi sotto
un altro diciamo così, con un'altra faccia, diciamo. E in Canada in realtà è stato un nuovo inizio, e quindi ho avuto questa possibilità, e quindi mi sento di ringraziare per questa grandissima possibilità che sto vivendo tuttora. Qual è la città che fino adesso ti ha accolto, a livello musicale parliamo, che ti ha accolto più calorosamente? Allora, io penso che, avendo vissuto a Toronto, ho vissuto tutti questi anni a Toronto, devo dire a Montreal ho avuto una bellissima esperienza. Appena arrivai feci due apparizioni in un festival anni fa, e devo dire mi trovai benissimo e mi sto trovando benissimo tuttora. In generale io penso che più che fare una classifica delle città che hanno, io farei un grandissimo cheering, cioè un applauso ai canadesi, perché al di là di dove sei, quello che mi hanno trasmesso, perché ogni tanto io suono anche sulla strada o la metropolitana perché per me è un allenamento, quello che loro ti trasmettono quando suoni è veramente comprensione, amore, ed è unico. Quindi io farei un ringraziamento omogeneo a tutte le città nelle quali ho suonato, insomma sono tantissime, quindi a tutti i canadesi. Nei tuoi progetti futuri c'è forse l'idea di tornare a suonare anche in Italia o non? Allora, nei progetti futuri c'è il desiderio di imparare a suonare pianoforte, okay, e studiare musica. Perché io sì, sono laureato in economia e commercio, ma non sono, tra virgolette, laureato o non sono maestro, non so come, ecco. Quindi mi piacerebbe dedicare una parte della mia giornata a studiare musica, in particolare pianoforte. E per quanto riguarda il futuro, mi piacerebbe riuscire a creare una situazione dove riesco a trascorrere una parte del mio anno in Europa e una parte in Canada. Europa per me è comunque un denominatore comune, perché può essere Italia o Germania, comunque lo definirei Europa. Effettivamente. Allora vi ricordiamo che fra circa 4 minuti ci sarà l'appuntamento con il GR delle 16. Prima però ti prendo forse un pochino alla sprovvista. Ci fai ascoltare un'altra canzone? Dal vivo? Dal vivo. Ok. Mi hai fatto emozionare, allora. In italiano dal vivo. O in inglese? Ti lascio decidere. Ok, allora io direi stavolta mi tolgo le cuffie perché non avevo alcun controllo di quello che stavo facendo prima. Questa si chiama Thanks to You. Ed è scritta, se tu puoi immaginare, io i primi 2 anni di Toronto li ho vissuti, questa è stata la mia grandissima vittoria, potendo solo suonare. Io ero uno dei busker con la licenza nella metropolitana di Toronto, che è completamente difficile arrivare a quel livello, ma comunque io c'ero. Questa canzone è scritta per le persone che mi hanno sopportato per quei 2 anni. Se puoi immaginarti i bambini piccolini, sabato mattina o la domenica, a cui i genitori danno il coins, no? E ho le nonnine che ti vengono a dare, si chiama Thanks to You. Tots, volevo chiederti, perché dobbiamo arrivare precisi alle notizie, al GR metà. Fiscalissimo, ne fai metà. Io ti ringrazio di essere io venuto oggi. Grazie a voi della possibilità e spero veramente che saranno in tantissimi a venirti a vedere domani. Se riesco a trovare una babysitter verrò per lasciare mia figlia a casa, verrò anch'io a vederti. Allora ringrazio tantissimo Tots, mi raccomando, alle scaline. E domani sera vi facciamo sentire un po' della sua canzone. Thanks to you. Sometimes up, sometimes down, sometimes far or downtown, sometimes good, sometimes bad, sometimes cry or dead. But when I see you, when I see you, when I see you, and I see your smile, I face what
pizzico. Un applauso, bravissimo Toz, grazie ancora una volta di essere venuto a trovarci. Ecco l'applauso, è arrivato. Bene, allora voi rimanete saldamente sintonizzati sulla 1280, fra qualche secondo l'appuntamento con il GR delle 16. La tua radio è CFMB 1280 e CFMB.ca.